Ciao, siamo in diretta. Ciao a tutti. Non c'è nessuno. Aspettiamo un attimo, Ilaria, mi dici quando c'è un po' di persone, che così comincio a presentare il team. Stasera grande team Magic Cooker, perché noi ci mettiamo il cuore. Zona Nord Milano. Ci mettiamo il cuore. Sono in quattro. Perfetto. Okay. 6. Sì, ci colleghiamo. Riprendi anche le nostre. Ci potrebbe mettere le camere. Mi dicono buonasera. Buonasera a tutti. Ciao, ciao. Questa è la nostra prima diretta serale. Quindi vediamo stasera quante persone ci raggiungono. Gelsomina c'è. Ciao Gelsomina. Li saluta. Non manca mai Gelsomina. Ok. Quante persone ci sono? Posso 35. Veronica. Ciao Veronica. Ciao Veronica. Volevo inviare il link. Vabbè, fa niente. Allora, io direi che man mano che le persone entrano poi possono comunque rivedersi il video, perché altrimenti poi non ci siamo nei tempi, perché stasera abbiamo diverse cotture da fare, quindi io vorrei incominciare. Chiara, mi dici l'ok, per favore? Siete in 70. Posso cominciare? Allora, intanto comincio a presentare stasera il team. Parto da Adelma Resa. Ciao a tutti. Poi abbiamo Annalisa De Cataldo. E Chiara Toscanelli. Ciao, ciao a tutti. E a me già mi conoscete, Maria Petrilli. Allora, intanto cominciamo un attimo a spiegare questi ottimizzatori di cucina. Qualcuno probabilmente ci ha già seguiti, quindi ha già sentito questa spiegazione, ma per le nuove che si collegano la prima volta io devo dare queste spiegazioni. Allora, intanto l'azienda è la Life Prime di Latina e produciamo questi ottimizzatori di cucina, che sono composti da un piatto con dei fori chiamati fori di Venturi, un distanziale, un condensatore e un manipolo. Che cosa fa? Praticamente quando noi l'appoggiamo sulle nostre pentole di casa, all'interno si viene a creare un calore caldo umido. Un continuo riciclo di aria da questi fori ci permette di mantenere all'interno delle temperature sempre basse e costanti. Quindi lasciare inalterate le sostanze organolettiche dei nostri cibi. È versatile il nostro ottimizzatore perché intanto non abbiamo bisogno di tante misure, perché comunque già con un coperchio possiamo coprire più misure. Per esempio abbiamo un coperchio che misura il nostro acquatondo, che è una misura 35, quindi coprirà ovviamente una misura 34 come pentola fino a un 16, quindi fino dove ci sono i fori, ok? Quindi questa parte interna. E tra l'altro, quindi possiamo coprire più pentole. E sempre con il nostro ottimizzatore potremo andare a sostituire tutti gli elettrodomestici che abbiamo in casa, quindi da una friggitrice a un forno, a un microonde, a una vaporiera, a un grill. Insomma, facciamo veramente tutto con un coperchio, ok? Allora, io direi di partire subito con le cotture, perché sennò non ci stiamo dentro nell'ora di tempo che abbiamo a disposizione. Allora, adesso Chiara vi farà vedere le prime due cotture, che partiamo con il nostro kit forno, che è composto da un omino, e Chiara vi dirà di questo famoso omino, se ve lo vuole dire a tutti i costi, Chiara. Allora, questo omino arriverà in questo modo, arriva bianco, come i coperchi, quindi va tolta la pellicola, non va messo all'interno della pentola così. Questo è l'omino che appunto andiamo a mettere all'interno. Okay. Sopra il nostro omino mettiamo la nostra teglia. All'interno non c'è nulla, no? All'interno non c'è nulla, assolutamente no. Ok, quindi non si mette acqua, non si mette nulla,
Adesso lei ha preparato una torta, esatto. un impasto salato che è composto da cosa? Chiara? Allora, è composto da praticamente lo speck all'esterno, poi abbiamo un tortino di patate, diciamo, adesso cosa ho fatto? Ho tagliato delle patate a dadini, l'ho messo all'interno con un po' d'acqua, dopo un quarto d'ora l'ho schiacciato con lo schiacciapatate, ho fatto lo strato dentro lo speck e poi ho messo la provola e dopo ci ho rimesso ancora lo strato di patate. E ora abbiamo già cominciato, adesso andiamo a chiudere velocemente, andiamo a chiudere dopo sicuramente speck. Vi postiamo tutto su Facebook, quindi dopo Chiara mi dirà la ricetta e la posteremo su Facebook. Ok, quindi adesso tu andrai a metterla. Esatto, io adesso vado a metterla all'interno del mio vino. Ok, quindi copriamo e come tieni la fiamma? La fiamma media. Ok, quindi media. Una fiamma medio-alta. Ok, quindi basta, non lo tocchiamo più. A differenza del nostro forno, vi dirò di più, a differenza del nostro forno, praticamente... Posso? Praticamente. Praticamente. Allora, intanto vai con la torta. Ok. Grazie. Allora, sempre nello stesso modo, perché... Ok. Abbiamo fatto una torta con la Nutella. Per non vedere. Abbiamo fatto una torta con la Nutella, grazie. Una crostata morbida con la Nutella. Anche questa la mettiamo all'interno. Alla fine della cottura vedrete che la Nutella non si sgretola come succede quando la mettiamo nel forno. Anche questa una ventina di minuti, anche questa a fiamma media. Poi dato che abbiamo il discorso della calotta, quando si sollieva la calotta... ancora qualche minuto e portiamo in autocottura. Allora, ok. Allora, praticamente che cosa succede? Intanto, Chiara, noi mentre cuciniamo le torte, a differenza del forno, che cosa possiamo fare? Possiamo aprire, ok? Quindi noi possiamo controllare le nostre torte, anche se abbiamo delle ciambelle, quindi con del lievito o cosa, a differenza del forno che invece non possiamo aprire, perché nel momento in cui noi andiamo ad aprire, la torta scende. Invece con questo sistema, Chiara, questo non avviene. Quindi dopo noi facciamo vedere e la alziamo tranquillamente. Ok. E tra l'altro, per avere delle torte belle morbide, bisogna proprio aspettare che diventa dorata solo sul bordo la torta, o la torta salata, piuttosto che la torta dolce o il pane, e poi spegnere e mandarlo in autocottura, perché con il calore che ha incamerato all'interno finisce di fare la sua doratura. Esatto. Ok. Quindi vi abbiamo fatto vedere la modalità forno in questo modo, quindi dentro a un'altra pentola dove si incamera il calore. Adesso Annalisa invece vi farà vedere sempre una cottura a forno, ma in una padella. Quindi andiamo a mettere la nostra pizza direttamente in padella, quindi non nel kit forno, ma in padella, ok? Fai vedere, Annalisa, spiega. Buonasera a tutte. In questa pentola abbiamo messo un filo d'olio e l'impasto della pizza normale, pizza fresca. Fondiamo con un po' di pomodoro. Non serve molto condimento per questo tipo di cottura, perché automaticamente qualsiasi cosa si mette ha il suo bel sapore e non altera l'alimento. Lo facciamo con un po' di pesto. Potete mettere gli ingredienti che volete. Stasera abbiamo deciso di fare pesto, scamorza e pomodorini. Quindi adesso te sistemi, ok, un po' di mozzarella, un po' di formaggio, quello che avete. Accendiamo la fiamma, i primi minuti a fiamma alta, i primi 2-3 minuti a fiamma alta, il tempo di scaldare la pentola. Poi si abbassa la fiamma in base alla doratura che volete sotto, tra gli 8 e i 10 minuti a fiamma bassa. Ogni tanto andiamo a controllarla per vedere se ci piace la doratura. Quindi la cottura all'inizio è fiamma alta. Fiamma alta i primi 2-3 minuti. Ok, perfetto. Chiara vi fa vedere intanto dentro la pentola, vi fa vedere che apre, c'è la nostra torta che cuoce. Quando così. Poi vedremo che appunto, come diceva Maria prima, diventa dorata all'esterno, c'è il contorno, poi la spegniamo in autocottura. E la mandiamo in autocottura, perfetto. Allora... Adesso, allora,
Adesso vi spiego un attimo per quanto riguarda la cottura della pasta. Allora, come vi dicevo prima, con questi ottimizzatori noi andiamo a cucinare a basse temperature, ok? E soprattutto nella cottura della pasta, praticamente non andiamo a cucinare, cioè a bollire l'acqua, quindi fare la pasta a parte e poi fare il condimento a parte, no, faremo una sorta di pasta risottata, quindi andremo a mettere tutti i condimenti insieme alla pasta. E come ci regoleremo con l'acqua? Praticamente noi per ogni etto di pasta secca che andiamo a inserire, Anna metterà un bicchiere di acqua. Noi in cucina teniamo sempre un bicchiere di plastica, che sono circa 200 ml, quindi lei andrà a mettere tutto il condimento insieme, quindi metterà un filo di olio, metterà le verdure, la fai vedere, metterà la pasta, certo, quindi pasta. Sono circa 200 grammi. Ok, verdure, poi andrà a mettere un filo di olio. E siccome l'Anna ha messo 200 grammi, giusto Anna, di pasta, andrà a mettere due bicchieri di acqua. E Anna, di sale? Quanto sale Il sale bisogna dosarlo dipende dagli alimenti che ci mettiamo dentro. Tipo oggi mettiamo le olive, sono sicura che queste olive sono un po' saporite, perciò ne metteremo un po' meno del solito. Se avete dentro un ingrediente come la salsiccia, ma se avete ingredienti neutri, sicuramente qualcosina in più, ma veramente poco. Prima di salare troppo, io consiglio sempre di assaggiare, quasi fine cottura. Allora, qui sono uno e due bicchieri di acqua, giusto per la quantità okay. che ho messo di pasta. Un po' di sale grosso. Quindi andiamo a mettere un filo di sale o dei chicchini. 3 o 4 chicchini per etto di pasta. Ok. Mettiamo il coperchio. Andiamo a coprire col Magic Cooker. E accendiamo. Come mettiamo la fiamma? La fiamma, subito fiamma alta. Quando poi noi vediamo che viene fuori il vapore da questi fori, questo qua è un modello classic, abbassiamo la fiamma a tempo di cottura della pasta. La pasta, in questo caso un farfalle, cottura 12 minuti. Quindi nel momento che abbassiamo mettiamo 12 minuti. 12 minuti di tempo. Ma durante la cottura? Durante la cottura io consiglio la pasta di girare 2 o 3 volte, a differenza che altre cose possono anche non girare, però la pasta è consigliabile girarla 2 o 3 volte durante la cottura. Questo è un paio di volte è sufficiente, da quando viene fuori il vapore. Ma questo volte. Perché? Perché non abbiamo acqua a sufficienza per coprire l'alimento, perché la quantità non è minore rispetto a loro, per creare una cottura omogenea, allora giriamo la pasta qualche volta in più. Ok. Allora, per quanto riguarda adesso, partirei invece col riso. Allora, vi spiegavo che per quanto riguarda la pasta, quindi la pasta in questo caso era pasta secca, abbiamo messo un bicchiere di acqua per ogni etto di pasta, indipendentemente da quello che noi mettiamo come condimento. In questo caso erano le verdure, ma poteva essere del tonno con dei pomodorini, potevano essere solo dei pomodorini freschi col basilico. Quindi comunque il dosaggio è un etto di pasta, un bicchiere di acqua, che sono circa 200 ml, ok? Durante la cottura, come vi diceva Anna, dal momento che esce il vapore si abbassa e si dà una mescolata di un paio, almeno un paio di volte, proprio perché la pasta non è sommersa dall'acqua, ok? Invece adesso vi spiegherò Allora, intanto volevo dire un'altra cosa prima di passare al riso, tanto è più veloce. Che se cuciniamo invece della pasta fresca, ok? Il quantitativo di acqua è la metà, quindi bisogna mettere metà di quello che vi ho detto, quindi su ogni etto di pasta fresca va mezzo bicchiere di acqua, ossia un 100 ml. Se addirittura dopo vi faremo vedere i ravioli, per ogni 250 g di ravioli pensate che ci vuole solo una tazzina di acqua, ma questo ve lo faremo vedere in sede separata dopo. Adesso io passerei invece alla cottura del riso, dove invece il quantitativo dell'acqua è raddoppiato. Adesso Adelma vi farà vedere. Cosa ci proponi stasera, allora, Adelma? Risotto con gamberetti e limone, e succo di limone. Inizio con mettere un goccino d'olio. Grazie. Proprio un goccino, eh? Volendo si può fare anche a meno. Poi metto le cipolle. Tutto sigillato. Tanto un sacco di complimenti a tutte.
Poi mettiamo il riso. Sì. Questi sono due bicchieri di riso. Poi vi dico le quantità di liquido. Mettiamo subito anche i gamberetti. Là. Ok. Poi abbiamo un goccino di vino. Vi faccio vedere. Allora, ogni liquido viene considerato, lo consideriamo nella misura del liquido da mettere, quindi due bicchieri di riso equivalgono a quattro bicchieri di liquido. In questo caso questo è il vino, aggiungo il brodo, acqua o brodo chiaramente, sono uno, due, 3, abbiamo anche il limone, quindi anche questo lo considero nella quantità, e questo è il quarto bicchiere di liquido. Ok, do una giratina. Ok, il riso praticamente non si gira mai, stiamo usando il Dynamic, quindi a questo punto accendo a fuoco alto. In questo caso, quando il coperchietto qui del Dynamic, quindi la valvola, rivela che all'interno della pentola ci sono i 97 gradi, il condensatore si alza. A questo punto calcoliamo un minuto ancora di cottura, spegniamo e va in autocottura. I gamberetti erano surgelati? Li abbiamo fatti scongelare. Okay. Poi la cipolla... Volendo si poteva mettere anche congelato comunque. Se voglio prima soffriggere la cipolla posso farlo? Certo, si può fare. Se si vuole mettere, non so, se si vuole mettere anche la pancetta così... Se si vuole mettere anche la pancetta si fa soffriggere volendo, comunque si può fare sia in modo tradizionale che tutto a freddo. Ok, allora lei vi ha spiegato la differenza appunto del dinamico, no? Perché l'analisa prima vi ha spiegato che la pasta la sta cuocendo col metodo classico, invece il risotto lo stiamo facendo con il sistema dinamico, quindi il classico dal momento che esce il vapore va abbassata la fiamma, quindi sta uscendo il vapore, Annalisa. Andiamo ad abbassare al minimo. Sì. Sì. Andiamo ad abbassare al minimo e mettiamo 12 minuti di cottura dal momento in cui noi abbassiamo la fiamma. Ok? Vogliamo far vedere dentro? Mm-hmm. Sì, fai vedere dentro, vedete com'è. Ma cottura del riso con valvola? Adesso ve lo spiego un attimo. Allora, quindi lei adesso ha abbassato la fiamma e messo 12 minuti di cottura. Nel frattempo credo che la pizza la guardiamo un attimo, penso sia già pronta, sì. Perché anche la pizza lo stiamo facendo col modello dinamico. Pronta. Quindi sì, spegni, lo lasci in autocottura, ok? Quindi spegniamo, lo lasciamo ancora un minutino in autocottura. Ok, nel frattempo controlliamo un attimo qua la nostra, sì, ancora presto, sì, ancora presto, e anche la nostra torta, vediamo un attimo, ok, sono alte le fiamme qua? Sì, sì. Ah, non abbassate, penso, no? Ok, allora, per quanto riguarda invece il riso, come vi diceva Adelma, lo stiamo facendo col dinamico, scusate, quindi quando il dinamico, praticamente, il condensatore sale, da quel momento va sempre tenuta la fiamma alta, la si tiene 4 minuti e dal momento in cui spegniamo lo teniamo ancora un minuto in autocottura, quindi 4 minuti a fiamma alta e si spegne e si tiene un minuto in autocottura. Se invece il risotto, anziché farlo con il dinamico, l'avessimo fatto col classico come quello di Annalisa, oppure anche col sistema, questo qua quando si alza lo possiamo usare anche come un classico, vale a dire che nel momento in cui si alza, se io vado ad abbassare la fiamma lo uso come se fosse un classico, quindi dal momento che abbasso la fiamma lo devo mettere 10 minuti di cottura per il riso, ok? Quindi che sia dinamico o classico, se lo usiamo nella modalità classica, dal momento che si abbassa la fiamma sono 10 minuti di cottura.
Se lo usiamo con la metodologia dinamica non va abbassata la fiamma e va messa a metà tempo di cottura, ok? La differenza è questa. Intanto io direi di partire, dimmi la pizza? Sì, adesso la puoi mettere dentro, però io volevo partire un attimo con la frittura. Okay. Allora, una cosa importante è la frittura. Allora, noi con i nostri ottimizzatori, no? Proprio per il discorso di questi fori di medio di Venturi, dove c'è un continuo riciclo di aria, quindi riusciamo a mantenere all'interno sempre queste temperature basse, anche per la frittura, praticamente noi non riusciamo mai ad arrivare ad un punto fumo dell'olio, ok? Quindi è un fritto sano, è un fritto croccante, ok? E all'interno veramente molto asciutto. Tra l'altro, noi partiremo per la prima cottura, con la prima cottura praticamente si parte a olio freddo, ok? Quindi io andrò a mettere adesso l'olio freddo qui dentro in questo piatto, Ilaria vi inquadra, ci sono delle patatine congelate, del pesce congelato e delle olive ascolane, ok? Quindi andremo a mettere tutto a freddo nel nostro olio. Dopodiché, una volta che ha messo tutto il fritto, sì, mettilo pure così, tutto il fritto dentro, lo adagi dentro, si parte a fiamma alta. E a differenza delle altre che bisogna abbassare la fiamma, tipo la pasta che quando esce il vapore bisogna abbassare la fiamma, col fritto non va mai fatto, vale a dire che la frittura... Ok, vale a dire che la frittura deve rimanere sempre a fiamma alta, perché se fate il contrario, nel senso che quando esce il vapore mi andate ad abbassare la fiamma, al contrario si impregna il fritto. Quindi mi raccomando, fornello grande, fiamma sempre alta fino alla fine. Tenete conto che all'incirca, dal momento che esce il vapore, sono quei 8-10 minuti, dipende da quello che noi andiamo a fare. Poi, per preservare il discorso del... non punto fumo, quindi per non arrivare al punto fumo, la cosa importante, se io devo fare una seconda frittura, è spegnere la pentola, togliere il fritto, ok? Poi mettere, per dire, la seconda frittura, in questo caso nell'olio caldo, ricoprire e ripartire a fiamma alta, giusto Ade? Yes. E quindi possiamo fare più fritture. Dopo Adelma, dopo che il pesce, che cosa pensi di fare questo olio? Dopo il pesce abbiamo qui delle belle frittelle. Delle montanarine. Montanarine, okay. Ho scoperto stasera che si chiamano così, e sono delle pizzette che faremo poi, delle belle pizzette saporite. E volendo avremmo potuto nello stesso olio mettere anche delle frittelle dolci, quindi per farvi capire che questo olio rimane veramente inalterato, rimane tale e quale come all'origine, proprio perché rimane integro, okay. Non raggiungendo il punto fumo. Ok, allora lì c'è la pasta, lì c'è il riso, vedete che la calotta si sta alzando, ok? Quando sarà, esatto, quando sarà alzata completamente, noi da lì metteremo i 4 minuti, ok? Qui nel frattempo c'è la pasta che va. Dopo faremo, qui c'è la nostra pizza, vi faccio vedere la croccantezza. Sentite la croccantezza di questa pizza? Ok. Ok, vedete? Bella cotta dentro e bella rosata sotto. Ok. E quindi niente, allora per quanto riguarda invece adesso dopo vi faremo vedere la griglia, infatti qua ho portato un hamburger congelato, perché la cosa che a me ha colpito veramente tantissimo di questo coperchio, al di là della frittura che è veramente eccezionale tutto, è il fatto di poter cucinare il congelato, quindi io veramente non scongelo più niente. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho per esempio un arrosto nel freezer, lo prendo direttamente, lo metto in padella, gli metto i miei aromi e lo faccio andare come se fosse un arrosto normale. E come tempistica si usa la tempistica di una pentola a pressione, solo che a differenza della pentola a pressione che non potremmo mai aprirla, e poi perché comunque la pentola a pressione raggiunge comunque temperature elevate, quindi distrugge molto dei sali minerali, delle vitamine dei nostri cibi, con il nostro magic cooker questo non avviene. Quindi io in 45 minuti posso fare un arrosto da congelato. Dopo vi faremo vedere invece un hamburger, quindi se io per esempio ho un hamburger in frigo, no? E poi ne ho uno in congelatore, praticamente...
non c'è diversità di tempo di cottura, cuoceranno tutti e due nello stesso tempo e in brevissimo tempo, ok? Quindi è eccezionale. E la fiamma come va tenuta? Quando le grigliamo, che sia congelato o che sia scongelato, la fiamma va tenuta sempre medio alta, perché altrimenti se la teniamo bassa ci viene tipo bollita, viene fuori l'acqua dalla carne. Ok, spiega un po' tu questo sistema delle carni, che sei bravissima a spiegare questo sistema delle carni, Derma. Allora, il sistema delle carni è molto semplice, vale un po' per... Bisogna fare senz'altro, se si vuole alla griglia, si fa scaldare la pentola tipo qualche minuto prima, quindi con un filo d'olio o con magari un goccio d'acqua, così mai pentola vuota sulla fiamma. Quindi la si fa scaldare un pochino, dopodiché si prende la carne, la si appoggia sul piano bello rovente, bello caldo, coperchio, chiaramente scaldare sempre col coperchio, si mette la carne. Cosa succede? Che i pori della carne, trovando il calore, si chiudono e quindi tutti i succhi della carne rimangono all'interno, e quando la mangerete avrete una carne succosa, bella, rosolata, bella come fatta sulle braccia, comunque bella rosolata e succosa. Ci sarà veramente una grossa differenza, addirittura anche il petto di pollo. Anche il petto di pollo, che in genere è una carne abbastanza secca, oppure la lonza di maiale, che è un'altra carne abbastanza asciutta, fatta con questo sistema, con queste pentole, avranno un risultato veramente decisamente diverso, ottimo e piacevole al gusto. Dopo cosa... Questo per quanto riguarda le carni. Poi invece... non so, magari possiamo parlare anche delle verdure. Non abbiamo parlato delle verdure, le verdure al vapore. Le verdure al vapore, tutte le verdure a foglia verde, è sufficiente prendere, lavarle e mettere nella pentola un pizzico di sale là dove si vuole, se si vuole mettere, coperchio, qualche minuto, 10 minuti massimo di cottura, e avremo delle pentole, avremo delle verdure cotte con la propria acqua. E quindi, e non solo cotte con la propria acqua, ma il sapore verrà veramente esaltato, e si vedrà proprio a livello visivo, si vedranno le verdure, la clorofilla rimane inalterata, i colori rimangono belli, vivaci, e addirittura sembra, una volta cotte, sembrano ancora crude, talmente brillante il colore delle verdure cotte. Lo noterete adesso che la pasta è pronta, vedrete le verdure con la pasta, che bel colore, che bel gioco di colori e arcobaleno che ci sarà. Non so, in genere io ricordo quando si faceva la pasta con le verdure, poi le verdure diventavano nere, diventavano scure. Adesso vedrete che pasta bella colorata. Okay. Questo per le verdure a foglia verde, mentre invece le cavoli, i cavolfiori, non so, pinocchi, quelli che non sono a foglia verde, un dito, due d'acqua e anche 10 minuti massimo di cottura, anche meno. Ok. E poi finito per le verdure, Ale? Questo per le verdure, sì, penso di sì. Ok. Adesso Annalisa invece vi fa vedere la cottura dei ravioli. Quindi stasera vi proponiamo dei ravioli gorgonzola e noci con pesto di noci. Allora, noi consigliamo... E noci. Per 250 grammi di ravioli, circa una tazzina abbondante di acqua di caffè. Tazzina di caffè e di acqua, scusate. Perché la pasta fresca, come tempi di cottura, il raviolo si fa primo minuto a fiamma alta. Poi non bisogna aspettare che viene fuori il vapore, perché logicamente la quantità di liquido che c'è dentro è molto poca. Allora facciamo al primo minuto a fiamma alta, poi mettiamo la fiamma al minimo, tempo di cottura dei ravioli, 4 minuti, i ravioli direttamente dalla padella al piatto, senza la praticità di questi coperchi, che non abbiamo più bisogno del colapasta, non abbiamo più bisogno del pentolino per fare il sugo a parte, tutto contemporaneamente nella stessa pentola. Okay. Non abbiamo più gli schizzi di sugo in cucina, e sicuramente è un vantaggio. Invece la Chiara qua vi fa vedere, okay,
Io adesso sollevo, vi faccio vedere che al contorno è diventato marroncino, quindi cosa faccio? Lo spengo e lo faccio andare in autocottura e vedrete dopo che diventa più dorato ancora anche sopra. Ok. Perfetto. Io nel frattempo ho spento perché si è alzato 4 minuti fa, il coperchio si era alzato. Questo. Adesso ho spento e aspettiamo il minuto, dopodiché vi faccio vedere, impiattiamo. Ok, perfetto. Pasta. Allora, dice la pasta è quasi pronta, così mettiamo dopo a fare l'hamburger. L'hamburger lo facciamo dentro al nostro baby, va bene? Ok. Facciamolo scaldare un attimino. Aspetta. Lo tolgo. Facciamo scaldare un attimo dopo il pentolino, aspettiamo un attimo. La pasta è quasi pronta. La pasta qui è quasi pronta. E intanto vabbè, il nostro baby è il premio per le padrone di casa che in diretta ci portano almeno 4 persone, ok? Altrimenti se c'è un acquisto da parte di queste persone che le nostre padrone di casa invitano, potranno avere anche la nostra bellissima padrottina con il coperchio 22, con un contributo di 9,90 euro anziché 60 euro, okay, che è il costo della quadrotta con il coperchio. Ho delle domande. Sì. Rispiegare i ravioli. Sì, allora. La cottura. La cottura, praticamente per ogni 250, diciamo un pacchetto degli ravioli in genere sono 250 grammi, per ogni 250 grammi ci vuole una tazzina di acqua da caffè. Poi si mette all'interno, non so, se li volete fare burro e salvia, si mette dentro già il burro, la salvia, un pizzichino, proprio il sale, proprio 2-3 chicchini, ma fa veramente 2-3 chicchini. Poi si copre, si fa un minuto a fiamma alta, si mette al minimo, si mettono i 3-4 minuti dei ravioli, quello che c'è scritto sulla scatola della pasta, dei ravioli, ok? Intanto qui la pasta è pronta. Un'altra. Con il kit forno, il coperchio non si asciuga mai? Con il kit forno? No, con il kit forno non serve asciugare il coperchio. Il coperchio mi serve asciugare se ad esempio io volessi fare una parmigiana in padella o una lasagne, dove a fine cottura, se voglio farla asciugare, diciamo, fare tipo una crosticina sopra, lo devo asciugare dalla sua umidità ogni tanto, ok? Anche le lasagne in 20 minuti le facciamo direttamente in pentola. Io in genere, vabbè, le condite come una lasagna normale che mettete in forno, l'unica cosa che farete un minuto, nel momento in cui l'avete preparata, farete un minuto a fiamma alta, poi mettete al minimo e metterete 20 minuti di cottura, poi spegnete e ogni tanto asciugate il coperchio, lo tenete ancora non so, 4-5 minuti, ok? Così anche per una parmigiana, anzi noi di solito nei corsi di cucina facciamo la parmigiana light, che praticamente mettiamo un filo di passata sul fondo, un pochino di sale e affettiamo direttamente le nostre melanzane. Ok, dimmi. Se con i ravioli uso il sugo, quanto liquido devo mettere? Sempre la tazzina, indipendentemente da quello. Tenete conto che i condimenti ne vanno meno con questo procedimento, quindi anche il sugo, se fa il sugo con ravioli non mette un grosso quantitativo di sugo, ma questo anche se fa una pasta asciutta, ok, ne richiede molto meno di condimento. E l'acqua è sempre quello di usaggio. Ok, allora adesso vi voglio far vedere una cosa. Delma, alza pure il coperchio e Lara, facciamo inquadrare che la nostra frittura, vedete, è arrivata a bollire. Voi vedrete che io metterò dentro la mano, vedete, ho messo dentro la mano e non mi sono ustionata, grazie. Non mi sono ustionata proprio perché l'olio non arriva appunto a fumo e di conseguenza non ci bruciamo, ok? Quindi è una cosa eccezionale anche perché oltre al mangiare anche diciamo per la nostra persona non rischiamo di non ustionarci, ok? E niente, adesso fra un po' dovremo allora io adesso faccio così, ecco, impiatterei la nostra pasta. Ok, vedete i colori delle verdure? Vedete che non hanno subito nessun, sembrano quasi come se fossero crude. Vedete, sono bellissime. Aspetta, che c'è il vapore. Ok, il riso è pronto.
Allora, adesso impiattiamo qua la pasta, poi mettiamo il riso, è pronto, Adelma? Sì. Ok, allora io direi da girare un attimino. Sì, che vado a impiattare anche il riso, poi ve lo faccio vedere. Anche questo, guarda che bello. Sì. Adesso impiattiamo. Dopo vogliono i consigli per fare gli gnocchi. Poi scrivono: io la parmigiana l'ho fatta senza asciugare il coperchio ed è venuta buonissima. Brava nonna. Allora Ilaria, fai vedere l'impiattamento del riso. Quindi qua abbiamo il nostro risotto impiattato, quindi il nostro riso era limone, succo di limone, gamberetti, sì. Ok? La nostra pasta invece di verdure, invece adesso Annalisa, inquadra pure Ilaria ad Annalisa, abbiamo messo, dentro un abbiamo messo a fare il nostro hamburger da congelato, ok? Tu qua nel frattempo è spento. Qua mi dicono tutti di assaggiare. Sì, adesso abbiamo degli chi assaggia, cioè qui abbiamo degli ospiti, tra un po' assaggeranno. Ok. Allora qui va bene, no, no, va bene. Poco sale perché comunque è tutto più saporito, nel senso che tutti i sapori sono esaltati, quindi di sale ce n'è bisogno veramente poco. Okay. Adesso facciamo vedere che Annalisa mette le frittelle nell'olio dove abbiamo Adelma, scusate Madonna, oggi stasera, scusate, con il mio team sono non c'è problema, non c'è problema. Metterà le panarine, le puoi mettere anche tutte Adelma, non si attaccano sì, tra okay, di loro. Sì sì. Sì, sì, puoi metterle, penso che ci stiano. Allora, ho messo dentro il dito mentre appoggiavo la cosa, non mi sono scottata, però l'ho messo dentro, l'ho sentito. Intanto il fritto buonissimo. È perfetto, vero? C'è farina di semola, com'è che le hai fatte queste? Farina di semola di grano duro. Sì, sì, sì. Quella rimacinata. Ah, sì. E niente, adesso le mettiamo dentro, accendiamo di nuovo, vedete, lei ha spento per fare questo procedimento. Adesso copre e riaccende a fiamma alta. Questo proprio per, come vi dicevo prima, preservare l'olio, ok? Poi quell'olio là noi lo potremo riutilizzare, pensate, fino a 6-7 volte. Quindi quando finiamo lo andremo a filtrare quando diventa freddo, lo metteremo in una bottiglia e potremo utilizzarlo per cotture diverse. Dimmi se c'è qualche altra domanda. Lasagne e cannelloni si possono fare in queste pentole? Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora adesso tiriamo fuori questa torta. Ce aspetta, perché hanno anche scritto. Tira in quadri la torta. Sì, se potete dopo rispiegare velocemente riso e pasta. Sì, adesso la spiego subito. Questa è la torta. Ok, vedete come si è dorata anche sopra. Adesso la tiriamo via e la facciamo fare i ravioli. Ok. Questa è la pasta. Invece Annalisa ha messo qua i ravioli. Ok. C'erano... Ah, le noci le avevi già messe dentro. Ok. Vedete? I ravioli cotti in un attimo. Avete visto? Quindi un minuto a fiamma alta e poi la cottura. Quanto erano questi ravioli? 4 minuti. 4 minuti di cottura. Perfetto. Ok. Qua cos'è che ci vanno le panarine dopo? Ok, qua c'è la pizza, adesso qua direi di mettere la torta, quindi vado a prendere una... Okay. Allora, per quanto riguarda la pasta e il riso, vi rispiego un attimo, ce la fai già. Vi rispiego un attimo, allora, per quanto riguarda la pasta secca, noi mettiamo tutti gli ingredienti insieme, quindi se io voglio fare una pasta con il pomodorino fresco, quindi con il pomodorino e basilico, andrò a mettere un filo di olio, taglio i miei pomodorini, metto le mie foglie di basilico e metto la mia pasta. Per ogni etto di pasta che io vado ad aggiungere metterò un bicchiere di acqua, che sono i classici bicchieri di plastica, ok? Questo classico, un bicchiere di plastica ogni etto di pasta, altrimenti ho 200 ml di acqua.
Per il riso è il doppio, quindi per ogni bicchiere di riso che io vado a mettere, qualunque sia il bicchiere, lo stesso bicchiere devo mettere il doppio di liquido, compreso tra brodo, vino e quant'altro, ok? Quindi per quanto riguarda la pasta fresca invece il dosaggio è la metà. Per i ravioli, come vi dicevo, è una tazzina. Ancora qualcosa? Queste pentole si usano sui fornelli classici a gas. Sì. Vedo che avete sotto delle piastre elettriche. No, non sono elettriche, sono a gas tutte. Da campeggio. Sono quelle da campeggio con il gas. Io ho fatto le cotolette, l'olio è diventato un po' scuro. Posso riutilizzarlo lo stesso per altre volte? Allora, probabilmente il suo olio si è diventato scuro perché magari ha usato una farina che gliela... tipo quelle ci sono della... sì, sai quelle cose che sono, esatto, che tendenzialmente scuriscono loro, diciamo rilasciano del colore, però lo può riutilizzare se non ha fatto procedimenti sbagliati come le spiegavo prima, quindi alzare il coperchio, tenere la fiamma mentre può riutilizzarlo. Se invece l'ha usato male, nel senso che mentre faceva friggere toglieva il coperchio e faceva andare la fiamma, allora in quel caso l'olio ha raggiunto il punto fumo e quindi non si riutilizza. L'ultima, per far diventare la pizza più colorita sopra, come si fa? Allora, in questo caso vedete il sopra? Cosa? Sì, sopra. Allora, praticamente si fa andare senza il condimento, poi la si gira, ok? E quando gli dà una certa doratura, poi mette il condimento e ottiene la stessa cosa. Ma anche asciugare il coperchio? Sì, altrimenti devi asciugare un po' il coperchio, però tieni conto che bisogna sempre mettere un po' di pomodoro anche sul coso, sennò sembra tipo una focaccia. Prossima volta chiedono di fare il pane. Ok, va bene, è un po' più lungo perché purtroppo abbiamo una diretta di un'ora, perché poi passata l'ora sparisce il video, quindi... diventano un po' più problematiche, magari lo si può fare in una diretta solo il pane, ok? Ok, adesso lì togliamo le panarine, le montanarine, che io le chiamo panarine, invece sono le montanarine. Annalisa ti fa vedere l'hamburger, vedete? Non c'è, è già pronto, senza odore. Poi tenete conto che con questi coperchi noi qua abbiamo fritto, abbiamo grigliato e cose, non abbiamo zero odori, ok? Quindi questo vuol dire veramente tanto, ok? Qui c'è la nostra torta, qui invece mettiamo quello. Allora cara, fai vedere questa torta, fai vedere questa, la Nutella com'è di questa torta. Qua. Volevo farvi vedere, vedete com'è rimasta proprio cremosa, non si sfalda come succede nel forno. Nel forno rimane più secca, praticamente si vede. Invece guardate come sembra che l'abbiamo appena messa fresca, bella morbidosa. Effetto terra del deserto. Terra del deserto. Terra del deserto, ci suggerisce Annalisa. Ok. Le crepe. Adesso toglierei anche il nostro... No, lo lasciamo ancora un po'. Ok, lasciamo ancora un po'. Magari aspettiamo che si abbassa il coperchio. Ok. L'hamburger lo appoggio qui, Maria? Non ci sono più piatti di quelli... No. Ragazzi, questi... Se volete favorire... Questa è la scoperta della quarantena. Guardate, qui è questa forma di cuore, vedete? Qui il cuore è venuto così per caso, però è a forma di cuore. Quindi, quando devo togliere il fritto dalla pentola e metterne dell'altro, devo spegnere la fiamma? Assolutamente sì, questo è importantissimo, assolutamente. Questo è l'hamburger e queste sono le panarine. Ok, allora vi faccio vedere l'hamburger che abbiamo fatto. Vedete dentro com'è bello cotto. Vedete? Questo che vedete sono i friarielli. È un hamburger con i friarielli. Ok? Buono. Sì, buonissimo. Dopo ce lo mangiamo. Dopo mangiamo tutto. Non abbiamo mangiato apposta. Se rimane. Quindi io direi che come cotture abbiamo terminato. Sì, ok, se ci sono ancora delle domande. Per una, visto che in 45 minuti abbiamo fatto la pasta, abbiamo fatto il fritto, abbiamo fatto l'hamburger, abbiamo fatto i ravioli, una torta salata, una torta dolce. Cioè, quante cose abbiamo fatto? Potremmo aprire una
Ditemi, suggeritemi, Annalisa, dai. Una rosticceria. Una rosticceria. No, 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 sì. Me lo proponi sempre. Un ristorante. Il catering. Ah, il catering. Allora, adesso siamo disponibili. Allora, per una come me che non conosce queste pentole, coperchi, e vorrebbe provarle, cosa mi consigliate di acquistare per iniziare? Pentole coperchi, almeno un kit di due coperchi. Lo consiglio perché è difficile che quando si vada a mangiare si fa una cosa sola, quindi è veramente quasi indispensabile averne due. Uno per fare il primo, l'altro per fare, che può servire per fare il secondo. È vero che sono velocissimi, però con due coperti veramente in 10 minuti, un quarto d'ora ti prepari un pranzo. Primo, secondo e contorno. E adesso vale proprio la pena prendere i kit, perché ci sono delle promozioni eccezionali che sono ancora più vantaggiose del singolo coperchio. Quindi chiedono in poche parole i vantaggi delle pentole, delle nostre, rispetto alle classiche in acciaio antiaderenti. Le pentole, allora, la composizione delle pentole, la diversità, allora, le nostre sono i pro. Beh, ovviamente abbiamo delle cotture sicuramente migliori cucinando una pentola vulcanica o diamond rispetto a una pentola di acciaio, ok? Però voi potete comunque utilizzare le pentole d'acciaio, non necessariamente dovete utilizzare queste pentole, però ovviamente è come avere, insomma, una Ferrari, no? Ottimizzare proprio una cottura, ok? Sono delle pentole eco, senz'altro. Sì, dillo. Sono delle pentole eco, nel senso che ecosostenibili, non hanno materiali nocivi all'interno, sono fatte uno strato di alluminio e dopo ricoperte da altri materiali, comunque sempre non nocivi. Inoltre il calore che si raggiunge sulla base è lo stesso che si raggiunge sui lati della pentola, quindi quando si cuoce non c'è il problema di bruciare o meno, perché comunque la cottura è uniforme e il calore è uniforme. E sono belle, tra l'altro sono proprio belle. Le abbiamo sia per gas. Sì, queste sono le quadrate, volevo dire, che vanno bene per il fornello a induzione, e le vulcaniche invece vanno bene per a gas, comunque a induzione ma anche a gas, queste qui, cioè non è che è solo per induzione. Queste sono fatte di polvere di diamante e queste invece polvere vulcanica, sono forgiate a mano. Il che vuol dire che la produzione è senz'altro inferiore a una produzione normale e quindi hanno un pregio completamente diverso da quelle fatte a macchina. La caratteristica del forgiare a mano è che non si sfogliano, cioè la pentola in genere quando si sfoglia, perché all'interno non è tanto, sì, bisogna chiaramente trattarle con cura perché comunque sono qualcosa di prezioso, ma non è la forchetta che buca che cosa, quando si sfoglia è perché all'interno magari c'è una bolla d'aria e la bolla d'aria è la bolla d'aria che si crea quando facciamo subire uno shock termico. Queste pentole è meglio evitare di fargli subire gli shock termici perché per trattarle bene, per farle durare a lungo, ma queste pentole non hanno questo problema, sono veramente garantite anche per l'esfoliazione. È un po' come quando noi cuciniamo anche la nostra pasta, no? Anche la nostra pasta con questi ottimizzatori non subisce lo shock termico, certo. No? Perché noi quando andiamo a bollire l'acqua e buttiamo dentro la pasta subisce uno shock termico, quindi diciamo che la rete glutinica si rompe e fuoriesce l'amido, ok? Quindi si alza il nostro indice glicemico, invece con questo sistema questo non avviene. Ok. L'ultima, se rispieghi un attimo la pizza, che non hanno capito se va capovolta oppure no. La pizza... Ma allora, io la pizza quando la faccio sinceramente metto un filo di olio, la condisco, la metto direttamente in padella, faccio andare un minuto a fiamma alta, poi abbasso un pochino perché appunto uso delle padelle belle e quindi non necessito di avere una fiamma minima rispetto a una padella magari da mercato, che invece in quel caso bisogna tenerla minima, altrimenti la bruciate sotto, ok?
E poi tipo una decina di minuti la mia pizza è pronta, però non so se questo era riferito al fatto che la doratura sopra. Sì, spiega che per la giri sola... Posso, ve lo dico perché le mie clienti toscane, ad esempio, la fanno molto più sottile, e, perché in Toscana piace sottile, e la girano, cioè la fanno, non la condiscono subito, la fanno cuocere un minuto da una parte, poi la girano, spengono, condiscono e no, la rigirano, scusate, la fanno cuocere un minuto per parte, poi girano, quindi si forma questo strato di doratura, la condiscono, coperchio, qualche minuto ed è pronta. Pronti 5 minuti perché sono veramente più sottili. E viene come la pizza fatta nel forno, con la doratura, con... Okay. Quindi devi solo girarle. Vogliono solo vedere la doratura della crostata. Sì. Eccola. Poi ovviamente più la lasciate, noi l'abbiamo tolta, più la lasciate più diventa dorata, poi dipende da voi, però è cotta, ok? Qui devo lasciarlo perché questo deve finire, si deve raffreddare, esatto, si deve raffreddare, sennò mi si... perché è un tortino di patate, quindi se lo tiro fuori mi si rompe tutto, bisogna lasciarlo raffreddare. Poi comunque vi diamo tutte le ricette di questa, di quanto abbiamo cucinato. Di questa carrellata di piatti. Esatto. Che stai inquadrando tu. Ok, ci sono altre domande? Se no vi salutiamo con tutto il nostro team qua. Okay. Ok, c'è ancora qualche domanda? No. Ci salutiamo. Qualcuno che dice che vogliono assaggiare. Venite, venite, aspettiamo. La carne la scongelate? Sì, la carne era congelata e l'abbiamo fatta direttamente in padella, cioè nel pentolino, nel bimbi. Sì. Okay. Ok, va bene. Ciao a tutti. Ciao. Speriamo di essere state esaustive. Sì, okay. Vi fanno tutti i complimenti. Perfetto. A voi. Ciao.